Buonasera, è il giorno della morte di Giulio Andreotti, 94 anni, 7 volte Presidente del Consiglio, sicuramente il politico italiano più famoso della seconda metà del Novecento, l'uomo che è stato variamente vissuto e commentato a seconda delle passioni politiche, a seconda dei momenti storici che abbiamo vissuto. È stato il braccio destro di De Gasperi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, negli anni degli albori della Repubblica. È stato l'uomo del centrismo, è stato l'uomo della censura sul cinema, è stato l'uomo di Gladio, è stato l'uomo che nel centro-sinistra ha ricoperto vari ruoli, è stato l'uomo del rapporto privilegiato con Gelli, è stato, lo sappiamo, soprattutto l'uomo del compromesso storico, i suoi, gli unici governi, prima di quello che viviamo oggi, con il voto di non sfiducia e poi il voto favorevole, del Partito Comunista, proprio, nel periodo dell'offensiva brigatista e del sequestro Moro. Potrei stare qui a elencare tante cose che è stato Andreotti, soprattutto ovviamente l'uomo accusato di avere rapporti con la mafia, con Totò Riina. L'uomo che è stato messo sotto processo anche per i suoi rapporti con Cosa Nostra. L'uomo che è stato accusato di essere il mandante anche del delitto Pecorelli, il direttore della rivista OP. Si potrebbe veramente fare notte, ma non è questo lo scopo di un telegiornale. Ricorderemo sommariamente all'inizio del TG chi è stato Giulio Andreotti. E poi se ne parlerà in tutte le nostre trasmissioni, stasera alle 8:30 a Piazza Pulita. Domani sera dedicheremo una serata al racconto di cosa è stato appunto, nella percezione di analisti politici e sociali diversi Giulio Andreotti. E lì sarà domani sera anche l'occasione per rivedere il film più importante e uno dei più importanti del resto della cinematografia degli nostri anni, cioè Il Divo di Sorrentino. Ma fatemi dire che anche in una giornata così non si può dimenticare che ci sono tanti altri fatti, a cominciare ovviamente dalla difficilissima situazione che vive il paese. Faceva impressione oggi sentire analisi convergenti del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, del presidente della Consob, che è come si sa, la commissione che vigila sulle attività di borsa, e dai dati dell'Istat. La questione è il lavoro, è l'assenza di lavoro. E la difficoltà a ricreare un clima per cui si creino nuovi posti di lavoro. Anche di questo si occupa nella sua missione internazionale Enrico Letta, che in questi minuti sta raccontando insieme a Mariano Rajoy qual è stato l'esito del confronto diretto del vertice ispano-italico che si è svolto appunto questo pomeriggio. Ma l'impressione è sempre la stessa, che bisognerà aspettare il vertice europeo, il duplice vertice europeo. Ce ne sarà uno a fine di questo mese e uno poi attorno al 20 di giugno. Lì probabilmente ci sarà il braccio di ferro finale tra i fautori della asciuttezza di bilancio, del rigore a tutti i costi, capitanati dalla Germania, e di coloro, i paesi che dicono che a questo punto l'aspetto fondamentale della convivenza europea è data dalla crescita e dalla necessità di attutire e di sanare il disagio sociale per quanto è possibile. Un altro punto dolente è la Siria, è anche controverso. Si è parlato dell'uso di armi chimiche, si è detto che forse era il regime di Assad a utilizzarlo, Obama aveva detto che non c'era certezza. Oggi la polemica sulle parole di Carla Del Ponte, famosissimo magistrato svizzero da tempo dedito alle questioni internazionali, che ha detto no, sono i ribelli, per quanto mi consta, che usano le armi chimiche, contestata e in qualche modo smentita proprio dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per le quali adesso opera. Ma resta che la polveriera siriana resta forse il punto più pericoloso del pianeta, anche per quello che potrà succedere. Sarebbe anche il giorno dei nostri sondaggi, ma a questo punto, con tutte queste altre cose di cui parlare, non resta che dare inizio al nostro giornale, che come sempre comincia con i titoli.
Con la morte di Giulio Andreotti se ne va un pezzo di storia controversa del nostro paese. 94 anni, senatore a vita, 7 volte presidente del Consiglio, una carriera politica cominciata con De Gasperi nel dopoguerra, per 50 anni il simbolo del potere democristiano, tra luci e ombre, misteri e segreti. Andreotti ha attraversato da protagonista le fasi più controverse della nostra democrazia, da Gladio fino ai rapporti con Gelli e la P2. Fu il premier del compromesso storico col Partito Comunista, l'interprete della linea della fermezza nel caso Moro. Fu processato, prescritto, assolto per mafia e per la morte del giornalista Mino Pecorelli. Enrico Letta a Madrid con il premier spagnolo Rajoy, i due leader alleati in Europa contro la linea del rigore chiesta dalla Germania. Serve una maggiore attenzione ai problemi sociali, al disagio e poi subito anche alla crescita. È la mancanza di lavoro il male che affligge l'Italia. Lo sottolinea il presidente della BCE Draghi, è una priorità per uscire dalla crisi. Afferma parlando dell'assenza di crescita che genera disoccupazione. La linea anche del presidente della Consob, Vegas, il vero nemico non è più lo spread, ma è nelle imprese che chiudono, è nel lavoro che non c'è. E dall'Istat altri dati allarmanti, nel 2013 la disoccupazione cresce ancora e l'anno prossimo toccherà il 12,3%. Trattative e nuove polemiche, adesso per la guida delle commissioni parlamentari, poche ore dall'insediamento, veti incrociati tra PD e PDL sulle presidenze stesse. Intanto il Movimento 5 Stelle rivendica la guida delle commissioni bicamerali, Vigilanza RAI e Copasir, ma otterrà quasi sicuramente la prima, per il Copasir favorito La Russa. Dopo raid israeliani su Damasco, tensione altissima al confine con la Siria. Le Nazioni Unite intanto smentiscono. Carla Del Ponte, magistrato svizzero, membro di una commissione dell'ONU sui crimini di guerra in Siria. Nessuna prova che i ribelli abbiano usato armi chimiche. Non ci sono tracce ancora dell'inviato della stampa, Domenico Quirico. Tendenze confermate nel nostro sondaggio del lunedì. Dopo la prima settimana di governo delle larghe intese, il centrodestra ha un PDL che cresce dell'1,3% e diventa il primo partito, 27,3% davanti ai 5 Stelle, e che sono a 25,9%. Il centrosinistra guadagna complessivamente lo 0,3%, ma il PD è staccato di 5 punti dal PDL.